Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game. Oggi siamo qua con un nuovo gioco, Fallout 4. Il gioco è uscito davvero da pochissimo, non ho ancora avuto l'occasione di provarlo perché ero impegnato con il lavoro e la fine di StarCraft 2. E prima di iniziare StarCraft 2 Heart of the Swarm, poi inizieremo anche Legacy of the Void. Dunque, prima di buttarci in questa nuova partita, tanto lì c'era il Power Armor, di sicuro arriveremo ad avere quello e anche questo fucile, mi sta piacendo già tantissimo. Darei uno sguardo velocissimo alle impostazioni. Dunque, gioco, difficoltà, facciamo difficile, no, sopravvivenza, normale, molto difficile, sopravvivenza. Iniziamo con difficile, poi vediamo come va. Poi audio, vediamo se possiamo migliorarlo un secondo. Abbasserei un attimino ancora la musica. Mentre video, allora, sottotitoli, sì, se no sia voi che io non capiamo un cavolo. L'interfaccia, a me questo verde scoccia, cioè non mi fa addormentare, quindi punterei più su un colore tipo questo. Sì, il verde acqua. Ok, iniziamo una nuova partita. La guerra. La guerra non cambia mai. Nell'anno 1945 il mio bisbisnonno, in servizio nell'esercito, si chiedeva quando sarebbe tornato a casa da sua moglie e dal figlio mai conosciuto. Realizzò il suo sogno quando fu posta fine alla Seconda Guerra Mondiale, con le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Il mondo si aspettava l'apocalisse. Invece, avvenne qualcosa di miracoloso. Iniziammo a usare l'energia atomica non come arma, ma come fonte d'energia quasi inesauribile. La gente scoprì un lusso che fino ad allora sembrava impensabile. Robot domestici, automobili a fusione, computer portatili. Però, nel XXI secolo, la gente si risvegliò dal sogno americano. Anni di consumi sfrenati avevano prosciugato tutte le risorse primarie. Il mondo crollò. La pace divenne un ricordo lontano. Siamo nell'anno 2077. Ci troviamo sul baratro della guerra totale. E ho paura. Per me. Per mia moglie. Per mio figlio. Perché il tempo trascorso nell'esercito mi ha insegnato. Che la guerra. La guerra non cambia mai. La guerra non cambia mai. Stasera farai un figurone all'auditorio dei veterani, tesoro. Tu dici? Ma certo. Ora preparati e lasciami lo specchio. D'accordo. Ok, quindi questo qua è un veterano. Ed è il nostro protagonista. Dunque, possiamo scegliere tocca di... Tocca a me, ragazzone. Cambiare sesso, quindi di fare la donna. O di fare... Dammi un po' di spazio. L'uomo, quindi
Ci sono queste due possibilità. Vediamo un po' fra i volti che ci propongono di già. Questo è un vecchietto, dietro è passato qualcuno. Questo ponte pistello a me non piace. Questo men che meno, questo qui neanche. Ecco, questo è già un pochino più simpatico. Sembra Will Smith tipo. Questo è tipo un nordico, no? Questo somiglia tanto al primo, però è più scuro di pelle. Questo classico danese, direi. No, forse questo è più danese, non lo so. Sono due tipi di danesi. Questo sembra il mio amico Charlie. Non ho nessun amico che si chiama Charlie. Però uno che conosco che si chiama Charlie c'è. Questo è rosso. Ah, questo qua un pochino mi intriga. Sembra il mio prof di fisica del liceo. Aveva anche questo sguardo un po' malizioso, diciamo. Qua il China non mi interessa e neanche lui. Allora, vediamo di modificare un po' questo. Dunque, AD serve per passare da un volto a un altro. F per modificarlo. Ok. Iniziamo dalla cosa più importante di tutte, che sono i peli facciali. Vediamo un po' che barba mettergli. Nel video di oggi faremo più che altro preparazione, poi inizieremo domani con le cose serie. Allora, a me piace la gente con la barbona, come sono io. Quindi, no, questo no, Abramo Lincoln. Non ero Vediamo. sicura, ma mi piace quella barba. Oddio, è anche un po' troppo lunga, e poi le texture mi sembrano fatte davvero male, guardate che si allungano. Quindi la cambiamo. Esc, tipo. Che ne pensi, tesoro? Barba o no? Sì, così è molto più definita, mi piace molto di più. Ok, adesso collo. Dunque, per fare io, vabbè, il gioco del Hai un mento computer. perfetto. Dovete andare nella zona, potete schiacciare C per cambiare il colore. A proposito, guardiamo anche questo, bronzo, rame. Castano, una persona castana, ambra, caffè, nero. Potremmo fare un personaggio nero così, però senza i tratti somatici di un africano fa proprio ridere. No, torniamo su, facciamo Non roseo, mi sono va niente, benissimo ma... così. Il collo l'abbiamo definito, vediamo poi gli zigomi, van bene questi, direi. Quindi Sei accetta, poi bellissimo. la fronte. Strutturato, mi piace un po' di più. Siamo al naso. Tesoro, pensi che il mio naso sia troppo grande? Questo mi piace un po' di più di quell'altro. Velocemente anche le Hai degli zigomi perfetti. orecchie. Facciamo senza lobo, che sono un po' più piccole. Senza lobo 3. Poi vediamo un po' le sopracciglia, mi vanno bene queste. Cambiamo il colore degli occhi. Verde chiaro, acciaio, Steelman, verde acqua, verde chiaro, verde nocciola, Non verde. male, non male. Verde mi piace, sembra un po' Gesù in questo momento, no? Non vi sembra un po' Gesù? Dunque, ci sono dei segni, perché in realtà penso sia un veterano, quindi comunque queste cicatrici non penso si possano togliere. Però va bene così. Ok, cambiamo i capelli. Allora, questa pettinatura, devo dire la verità, a me piace, però vediamo un po' quali sono gli altri stili. Allora, da zero. Pelato. Quei capelli così. Questi sono da Nigga. Questa com'è? Ti sei tagliato i capelli ieri? No, non mi piace. Ho un amico che ha i capelli esattamente così, ma a me non piacciono. Ribelle. Ma ci potrebbe anche stare, Questo nuovo taglio mi sta proprio bene.
No, già il barbone, così si vede proprio uno che ha voglia di vivere molto poco. Tappeto. No, penso che quelli Hai che mi piacciono cambiato di il più sono colore ai questi qua. capelli? Adesso ce lo cambiamo il colore dei capelli. Castano intenso. Che è il colore anche dei miei. In realtà adesso è tipo diventato nero con l'andare degli anni. Castano scuro. Che ne dici, tesoro? Maliziosamente splendido o splendidamente malizioso? Non tirartela troppo, che poi fa una figuraccia. Ok, va bene così. Corpo. Magro. Grasso. Ragazzi, no, questo no. Sembra Big Smoke. Potremmo fare Big Smoke. E muscoloso. A metà, come viene? No, io cercherei di fare un paladino della giustizia super muscoloso, classico uomo perfetto. Direi che possiamo, abbiamo raggiunto un buon risultato, quindi enter e confermiamo il personaggio. Ok, con la rotellina indietro si cambia, si muove col classico SWAD. Buongiorno signore, il suo caffè a 78,6 gradi centigradi, preparato alla perfezione. E il giornale di 78 gradi. oggi, appena consegnato. Grognak il barbaro e la giungla dei bambini pipistrello. Il mio preferito. Gorlak il barbaro. Sì, si muove abbastanza bene, devo dire. Ok, quindi va bene, qua si può saltare. Bene, direi facciamo una piccola esplorazione della casa, poi possiamo anche fermarci qua. Cioè, qua c'è Mr. Andy, tra l'altro questa è la stessa scatola che danno nel Sembra che videogioco qualcuno online. abbia fatto la cacca. Mi Chi ha fatto occuperò la del cacca? piccolo Sean. Sai, all'inizio ero nervosa, ma Cotsworth è davvero bravo con Sean. Si goda il suo caffè, signore. Codswork? Ah, è la... Possiamo muovere questo così è più contento. Fammi capire una cosa. Sì, dai, può essere mio figlio. Sarebbe interessante vedere, magari fare due di colore e vedere cosa succede. Possiamo spegnere la radio, così c'è meno rumore. Vabbè, qua vediamo un po' come è fatta la... Come è fatta la casa di questo qua? Tra l'altro dobbiamo Quel scegliere il nome nome, ragazzi. probabilmente è quel venditore. Ti cerca tutti i giorni. Va bene, dunque il venditore lo vedremo la prossima volta. Volevo fare proprio un video introduttivo veloce e domani inizieremo con la serie vera. Quindi salutiamo qua Nora, che è nostra moglie. Ehi, tesoro. Puoi aprire tu. Quando vado io non fa che chiedermi di te. Ma chiedi di me? Dai, su, devi solo Domani vedremo chi rispondere. è. Ok, Così se ne va. possiamo interrompere il video qui. Spero che vi sia piaciuto. E se è così, mettete un mi piace e iscrivetevi per non perdere i prossimi episodi. E commentate magari anche a proposito del nome che preferireste dare. Io non ho ancora pensato a un nome definito. In realtà, ne ho in mente qualcuno. Vediamo magari se i vostri consigli mi possono aiutare. E domani Lo sai cominceremo che non con si la arrenderà. serie. Ci vediamo in una prossima puntata, ragazzi. GG a tutti!